in collaborazione con Antica Cantina, l'Osteria delle Donne, Piano B, Snack e Coffee, orvietosi.it, il quotidiano di Orvieto e dell'Orvietano. Antica Cantina, l'Osteria delle Donne, si trova in pieno centro storico, a due passi dal Duomo. È un'osteria dove troverete un ambiente intimo e accogliente. Gestita da sole donne con la filosofia del come fatto in casa, l'antica cantina propone una cucina che utilizza materie prime freschissime e dispone di un'accurata selezione di piatti senza glutine, vegetariani e vegani. Una serrata attività di intelligence iniziata molto tempo fa, l'intuito, la professionalità e uno spiccato senso del dovere da parte di un agente della polizia stradale, una serie di minuziosi appostamenti lungo un'intera settimana e l'intervento risolutivo del nucleo di polizia giudiziaria e delle pattuglie della sottosezione di Orvieto ha portato nella nottata tra venerdì 20 e sabato 21 giugno all'arresto nel centro di Attigliano di una parte dei componenti di una banda di ladri di casseforti Banco installati nelle aree di servizi autostradali. Sentiamo com'è andata dalla voce della dottoressa Katia Grenga, comandante della sezione Polizia Stradale di Terni, e del sostituto commissario Stefano Spagnoli, comandante della sottosezione della Polizia Stradale di Orvieto. È stato predisposto qui direttamente dalla sottosezione Polizia Stradale di Orvieto un servizio di appostamento per appunto cercare di identificare e trarre in arresto i campi. Questa notte è successo proprio questo, durante un'attività di appostamento di alcuni dipendenti della polizia stradale sono stati notati dei movimenti strani. Il personale, avevamo già identificato alcune caratteristiche, alcune macchine, e sono stati seguiti e hanno aspettato praticamente che il furto si consumasse. Le modalità le avete viste, quindi sono state imponenti, violenti, brutali, soprattutto nei confronti delle persone che si trovano lì, degli avventori dell'area di servizio e delle infrastrutture, perché ci hanno già dichiarato i proprietari dell'area di servizio che ci sono ingenti danni come nelle volte precedenti. Quindi incuranti, senza veramente sprezzo del pericolo e in alcun caso perfettamente organizzate, avete visto? L'operazione è durata all'incirca 2 minuti e mezzo e con tecniche militari, organizzato, perfetto. E le persone tratte in arresto sono due persone di nazionalità rumena di circa 45 anni, e con i quali i dipendenti hanno avuto anche una violenta colluttazione e sono rimasti feriti. L'operazione prende spunto da un'attività un po' più lontana, circa un mese fa, quando si è verificato un episodio identico a quello di stanotte presso l'area di servizio Fabbro. Nel luogo di ristoro dell'area di servizio Fabbro, che è peraltro sopraelevato rispetto al piano viabile, si sono avvicinate delle persone. Peraltro riteniamo, dopo aver fatto un sopralluogo sul quale stiamo verificando alcuni giorni prima, perché non è una cosa improvvisata ma è una cosa studiata bene a tavolino ogni volta che entrano in azione, e anche l'operazione di stanotte, che poi vi dirò nei dettagli, parte appunto proprio da un sopralluogo che abbiamo scoperto. Quindi a Fabbro sono arrivati con il furgone che avete avuto modo di vedere, un furgone Hyundai H1, tant'è che questa operazione, che è importante dirlo, prende proprio lo spunto dal modello del furgone ed è operazione H1, perché questo furgone viene ritrovato più volte anche in altre località italiane. Dopo questa prima preliminare attività, ovviamente noi abbiamo avviato le prime indagini. Le prime indagini ci hanno permesso di individuare non soltanto l'attività che hanno posto in essere i malviventi, ma ci hanno consentito anche di individuare, e su questo dobbiamo poi approfondire perché ci mancano alcune persone all'appello, ci hanno consentito di individuare alcune persone che probabilmente qualche giorno prima avevano fatto il sopralluogo intrattenendosi per molto tempo di fronte al bancomat.
un dipendente di questo reparto libero dal servizio, avendo notato una dovettura, l'Audi A4 qua fuori che avete visto, ferma all'esterno del casello di Attigliano con 4 persone a bordo, ha ritenuto opportuno informare il comando che lui aveva notato comunque qualcosa di strano ad Attigliano con quella dovettura. In quella circostanza lui aveva comunque rilevato la targa, ritenendo un movimento sospetto quella dovettura ferma in quella curva osservare l'autostrada in pieno giorno. Da lì abbiamo fatto i nostri accertamenti e l'unità di polizia giudiziaria in prima battuta, poi si è unito altro personale di questo reparto, hanno ritenuto opportuno porre in essere alcuni appostamenti notturni. Si sono appostati per tutte le notti per circa 6-7 giorni, fin tanto che stanotte, mentre appunto erano in appostamento, hanno avuto notizia che nell'area opposta dove loro si erano posti in appostamento si era verificato un furto analogo a quello di Fabbro. Peraltro con una situazione ancora più diciamo efferata dal punto di vista del coinvolgimento di altre persone, perché mentre a Fabbro era avvenuta notte inoltrata e non c'era molto transito e c'erano molti mezzi che occludevano la visuale dell'azione delinquenziale, in questo caso, come avete potuto ben vedere, non hanno fatto altro che fare esattamente ciò che dovevano fare di fronte a chiunque. La gente ovviamente che era lì presente non solo è stata spintonata, ma si è impaurita notevolmente. A un certo punto l'area di servizio in 3 minuti si è vuotata completamente, perché capite bene che vedere scendere 4 energumeni mascherati, incappucciati, con una determinazione tale che appunto fa parte di organizzazioni militari, e quelle sono azioni quasi di guerriglia, hanno posto in essere un'azione che poi ha portato appunto allo scardinamento e poi al prelevamento della cassaforte. Tutte queste attività, chiaramente certificate dalle relazioni e quant'altro, ci hanno poi consentito di dimostrare con certezza assoluta che i malviventi di stanotte, che appunto erano 4, uno si è dato la fuga, uno non si è presentato all'appuntamento dove noi lo stavamo aspettando e gli altri 2 si sono dati alla fuga, uno ha anche reagito ferendo 2 poliziotti che hanno riportato rispettivamente 5 e 7 giorni di prognosi. E si sono presentati in 3, 2 sono stati catturati, 1 è uccel di bosco ancora, ma abbiamo elementi oramai sufficienti per ritenere che di qui a stretto giro riusciremo a identificare anche le altre 2 persone. L'importo che stanotte erano riusciti a mettere in tasca è di circa 20.000 euro. Speriamo di aver concluso, perlomeno per il momento, le scorribande efferate di questi soggetti che avrebbero potuto trasformarsi in talune circostanze anche in situazioni più gravi, dal momento che, come si vede benissimo dal filmato, non hanno esitato a dare uno spintone piuttosto che fare un invito ad allontanarsi. Per cui sicuramente in un'eventuale situazione dove qualcuno avesse eventualmente reagito, probabilmente i risultati potevano essere più gravi, ben diversi e più gravi.